E benvenuti in questo nuovo video. Oggi Vlogmas numero 8. Oggi è l'8 di dicembre ed è il compleanno di mia mamma. Tanti auguri, mamma! I bambini si sono svegliati tardi, quindi non sono potuti andare al Messa. catechismo. Adesso si stanno preparando anche Gabriele e Sabrina, così vanno tutti quanti a messa. E perché il prete ha detto che se anche si manca qualche volta a catechismo, non c'è problema, ma di andare assolutamente a messa. Quindi si stanno preparando per andare, non tirare i capelli a Giada, Pia. E adesso io vado a mettere in ordine, a fare un po' di pulizie. Non vi sto a riprendere di nuovo perché tanto sono sempre le stesse cose che devo fare. Perciò ci vediamo poi più tardi che prepariamo l'albero di Natale oggi. Via. Via. Così ce la puoi fare. Meno male che bella musica la grande, ma soprattutto freddo. Se ci metti dentro qualcosa, te lo mantiene fresco anche dopo un anno.
Allora, intanto che i bambini si lavano e fanno le loro cose, io volevo farvi vedere alcune idee per antipasti per Natale oppure per Capiti. aperitivi per buffet o quello che volete. Ci serviranno per questi due che ho in mente: due rotoli di pasta sfoglia, uno sicuramente rotondo, l'altro anche se fosse rettangolare va bene, della carta da forno, un pacchetto di Wurstel e una confezione di Certosa. Allora, per prima cosa, vabbè, ovviamente apriamo la pasta sfoglia, cosa facciamo? Mica possiamo usarla da qui. La srotoliamo. Ok, e adesso prendiamo un coltello o una rotella e la tagliamo in stücki. Ok, vabbè, sono storta. Vabbè, facciamo finta di non vedere. Così, siccome devono essere, diciamo, tipo un aperitivo così, possiamo lasciarli così oppure tagliarli ancora a metà. Io li taglierò ancora a metà perché così ne vengono di più, tanto deve essere un antipasto, quindi, anche se sono un po' più piccolini. Sto facendo delle brioche di pasta sfoglia. Vabbè, uno mi è venuto un po' così, ma va bene lo stesso. Ok, a questo punto prendiamo la certosa, la apriamo. Cerchiamo di aprire questa certosa, ok? Poi prendiamo un cucchiaino. Ok, adesso con un cucchiaino prendiamo un po' di certosa e mi prendi un altro cucchiaino, assistente Giada. È perché Sabrina è dietro a Pia e quindi l'assistente Giada mi aiuta a prendere un altro cucchiaino. Grazie. Adesso con un altro cucchiaino andiamo a tirar giù la certosa, la mettiamo qui dalla parte più grande. Sembrano buoni già, da vedere così. Ma prima devi far cuocere, perché a quel punto l'impasto non è buona. Ok. E facciamo così per tutti. Per tutti. Quanti sono? Che ti tagli? Quanti sono? Penso 12. 2, 4, 6, aspetta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ho fatto la tabellina del 2 e sono 2. E dove cosa? 2 viene così, 2, Ci sono 2, 16. 4, Ok. 6. Sì, ma anche io conto così delle volte. Mamma sa che già adesso sono la tabellina del 2 E vabbè, intanto. e anche la tabellina del 1 dello 0, Mamma, del lo sai che 9, io del so, 9 e del mamma, 10. lo sai che io so, so, sì, io so la tabellina del 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. La tabellina del 9? Non lo so. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, Ma 71, perché hai detto 72, la mamma 80, che ne sa? 80, perché la dovresti sapere, tu non faceva come quella precedente. Certo. Veramente, secondo te non è facile? Ma sì, è facile, ma cosa Io so c'entra? la Io tabellina. sono Io so la piccola. tabellina dell'1, del 2, del 3, del 4, del 5, no, del 6, del 7, dell'8, no, del 9, del 10 sì. Quindi. Perché quella del 10 è facilissima, 10, 20, 30, Allora, 40, aspetta, 50, mamma, 60, 70, sai che so il 80. trucco così tu hai 11 mani, dita. Sì, adesso non è il momento, Perché? per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fate 8, pure il casino che volete, 9. tanto. Devo levare l'audio. Ok. Adesso, a questo punto, date lo zerzino rimanente ai bambini così almeno stanno zitti. Tutte le mangiare.
E noi apriamo i wurstel. I wurstel, io ho preso questi qua grossi, ma potete prendere quelli che volete. Tagliamo a rondelline, così. E li andiamo a mettere sopra il formaggio. Adesso prendiamo dalla parte più larga, lo giriamo e chiudiamo bene qua, in modo che schiacciate, in modo che non fuoriesce il formaggio, e poi arrotolate come un croissant. Così. Siccome mi sono dimenticata, prendete la teglia, quella del forno, ci mettete sopra la carta da forno e poi ce le andiamo ad appoggiare sopra. Assistente Gabriele è arrivato in soccorso della sua mamma, che è un po' rimbambia. Succede alle volte. Ok, proseguiamo così. Con tutti quanti, cercando di chiudere il più possibile qua, perché sennò poi ci fuoriesce tutto quanto, soprattutto il formaggio, soprattutto in particolar modo il formaggio. Cercate di chiuderli in modo che poi non esce il formaggio. Allora, eccoli tutti quanti pronti. Diciamo che invece di croissant io li chiamerei più saccottini. Adesso prendiamo un po' d'uovo, lo sbattiamo e li spennelliamo, così poi li inforniamo. Adesso già dall'assistente spennella questi saccottini. Visto che io li ho già in casa, metterò sopra un pochettino di semi di papavero, e se voi li avete li potete mettere, altrimenti potete anche non metterli. Thank you.
Preriscaldiamo il forno a 210 gradi e li facciamo cuocere per circa 10 minuti. Ci vediamo quando sono cotti. Allora, eccoli usciti dal forno dopo 10 minuti. Molto carini. Diciamo che sono venuti pure meglio di quel che credevo. E mi sa che già visti così. Guardate, vedete? Diciamo, sì, diciamo che sono più dei saccottini, non proprio dei croissant. Però, guardate, non è uscito quasi formaggio, questo solamente un po' da qualche parte e basta. Guardi, adesso li mettiamo in un piatto e sono pronti. Allora, no. Adesso passiamo al secondo. Apriamo sempre la nostra pasta sfoglia, così. Sì, così. L'avete già visto Video. Poi prendiamo i wurstel. Sono tutti assieme. Mamma, te li prendo io. Grazie. Prego. Che l'aiutante adesso sono già di salina. No, le ho messi lì. No, li prendo io. Ok, cosa facciamo adesso che non me lo ricordo già più? Prendiamo il wurstel, lo arrotoliamo nella pasta sfoglia qua così a chiudere solo e poi col coltello tagliamo. Se lo ricorda la mamma. Cosa verrà poi fuori? Poi tagliamo l'eccesso di pasta sfoglia dai lati. Così. Qua appiccichiamo bene con le dita in modo che si chiude. Si stacca. Poi questa la useremo per farci qualcos'altro. Tipo ci giochiamo. Intanto prendiamo la teglia, come sempre. Mamma, non ci ho detto niente. Mettiamo sopra la carta da forno. Assistenti? Te, assistenti. No, lascia lì il collo. Adesso... Mamma, no, non ci possiamo giocare. Giada, una l'aveva già presa in mano. Giada, tieni. Con questo guarda che bello. Tagliamo a rondelline, così. Dobbiamo essere pronti. E le mettiamo sopra a... Sono troppo leggeri, secondo me. Alla... alla carta da forno. Finalmente riesco ad assaggiare la tisana vaniglia e caramello. Io vi dico, se vi piace la vaniglia e questa accoppiata vaniglia caramello, dovete assolutamente provarla perché è buonissima. Adesso
Allora, per la terza preparazione ci servirà sempre la certosa e proviamo con i petali, questi qua sottili, ma se avete del grana fate delle fettine sottili, va bene lo stesso, che serve che combatte per forza questi qui, e due rotoli di pasta sfoglia, sempre questa qui rotonda. Allora, ovviamente apriamo la nostra pasta sfoglia. Ok, poi apriamo la nostra certosa. E con un cucchiaio andiamo a spalmare su tutta la superficie. Almeno metà confezione, cioè, per riuscire a spalmarla bene, 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 bene dappertutto. Diciamo che per questa preparazione sarebbe meglio fosse rettangolare, però come avete visto al Bennett era in offerta solo quelle lì rotonde e quindi ci facciamo andare bene anche questa qua rotonda. Cosa fai adesso, mamma? Adesso facciamo dei grissini al formaggio di pasta sfoglia. Buoni! Non è che li ho inventati io, eh? Su internet, su YouTube, sono un po' ovunque. Però così è venuto, cioè non ho guardato nessuna ricetta e mi è venuto a me di farli con questi ingredienti qui, Quindi tu non hai guardato nessuna ricetta e ti è venuto a te in mente di mettere questi ingredienti? Sì. Mamma, ma però... li hai messi in tablets? No. Deve dire quello lì che sta facendo, se no non ha senso. Però ci sono ancora qua. Sì, adesso stanno cuocendo là. Mancano 2 minuti. Sono pochi. Mentre li mettiamo, rompiamo. Che formaggio strano. Un po'. Due sono. No. Si sono appiccicati. Vabbè. No. Che cos'è? Che formaggio strano. Il formaggio grana. Mamma, però invece uno è sotto e l'altro si è messo sotto. Posso prenderne un pezzo? È celiaco, senza glutine o con glutine? Senza glutine, se non mangio più una padana. Ma... Voi le tirate fuori? Prendi un po' il... Là, il grattuari. Là, sopra la macchinetta. Non lo vedo. Sopra la macchinetta. E cos'è? Mi appare per le cose che succedono. Mamma, non come si chiama? Non vorrei uno. Allora, formaggio. E io penso di sì, perché quelli della Grandi Laghi li puoi mangiare. Sì. Cerca. Voglio il formaggio. Come si chiama? Cercare formaggio. Buono. Le potremmo usare come brodo, come pastiglie. Posso prima prendere la sua colpa. Dove sono? Mi bagnato, prendi uno spazio, perché io ci diamo qua. Se vuoi domenica, però... Allora, finito di infornare gli altri e fatto tutto quanto, ho scoperto se Gabriele poteva mangiare i petali oppure no. Allora, vi dico quello che penso io.
È latte, sale e caglio, perciò io due gliel'ho fatti mangiare. Della biraghi il formaggio grattugiato lo può mangiare, quindi... Poi vi farò sapere, eh. Adesso, con calma, poi vado a cercare. Adesso finiamo di mangiare. All'inizio nel prontuario. Allora adesso prendiamo l'altro rotolo, lo apriamo, levala da lì e ce lo sbattiamo sopra. Ah, ah, ora ho capito che segni che vuoi fare. Se poi magari la carta e la sfoglia collaborassero sarebbe fantastico. Schiacciamo un po' in modo che diciamo si appiccicano, soprattutto qui uscirà fuori tutto il formaggio. Speriamo di no. Non dirlo, che se succede qua. Vai, picchiamo Sabrina. Schiacciamo bene qua. Se io le so queste cose, ci hai messo due tipi di formaggio. Adesso cosa facciamo? Li tagliamo. Adesso li tagliamo. Tagliamo prima in metà. Così. Anch'io dovrei tagliare. E poi a striscioline, così. Allora non ho capito. Pensavo subito di... Poi prendiamo la strisciolina e la... Giriamo su se stessa. Così. E la appoggiamo. È vero. Me ne faccio vedere due. Sembrano buoni visti così. Posso darti una mano e poi vediamo le mani? No. E poi adesso andiamo in time lapse tra 3, 2, 1. Allora, mi sono messa un attimo a cercare perché non voglio lasciare le cose così a metà. Stando a quello che c'è scritto sul prontuario, vanno bene i formaggi freschi e stagionati, anche se delattosati, i formaggi parmigiano, reggiano, DOP, grana, padano, DOP, grattugiato. Non vi stavo facendo vedere qui queste due righe. E sul gran biraghi, sui petali, qui c'è scritto qui... Non so se riuscirete a vedere perché... Formaggio stagionato gran biraghi. Quindi lo può mangiare. Allora, ne ho finiti di fare tutti. Adesso aspettiamo ancora 2 minuti che escono quelli là dal forno. Poi li metto a cuocere sempre 210 gradi per 10 minuti. Ma comunque bisogna, guardiamo la doratura della pasta sfoglia, perché anche quelli lì, in confronto agli altri, dopo 10 minuti non erano ancora abbastanza dorati, perciò aspettiamo e ci vediamo quando, adesso tanto lì in forno, quando sono cotti. Eccoli pronti, sono molto molto belli. Pieno di pochi. E adesso che tutti dormono.